Qua ragazzi siamo a Tivoli con il grande amico di Raul. Ragazzi, Mi sta a fare il video? Una diretta? un video così, Ah. siamo in video Ciao! con il grande amico di Raul, siamo a Tivoli. E niente ragazzi, sto facendo il turista. Oggi è il turista. Un turista di tranquillezza. Beh, raga, ci sentiamo dopo. Vai, raga. No, ragazzi, dove siamo qui? Vi faccio vedere dal terrazzo fuori di Rocca Pia. Guardate quanto è bello. Guardate che spettacolo, ragazzi. A Rocca Pia, mura antiche. Siamo andate anche a visitare dentro. Ragazzi, uno spettacolo proprio. Io poi ho visto, sto vivendo momenti magici. Sono stato con la gita con la scuola e veramente bello. Vedi il cortile? Amare inizia. Questa qui, Sì. vero? Vabbè. Un po'. Io lei. Cioè, era sopraelevato, Qui c'è una vedova che è da stavolta. cioè, era Questa qua. sopraelevato. Un turno di passione si evidenzia sulla parte del tutto ribellino. Hanno levato tutto. Quasi ho sbagliato. Invece 1902. Ecco. Dicevo che mi vengono messi. E quest'altro dove cacchio? Sopra loro? Sto viale qua però è tutto dentro una rocca, brava, non c'è proprio niente. Eccoci qua, siamo a Rocca Pia, ragazzi. Le famose torri con il mitico Raul e il mitico Riccardo, che sta, Lavorando. vabbè. E se mi inoltro nella torre di Tivoli, La Rocca Pia. della Rocca Pia. Vediamo dopo, ragazzi, sarà una cosa bellissima. Eccoci qua, ragazzi, nel ristorante, come si chiama? Vino tinto. Vino Tinto, con il grande Righi e Raul. Like, ragazzi. Ah, laggiù c'è la chiesa Quintigliolo. Guardate che spettacolo. Tutta la parte antica. Molto bello. Sì, eccoci al Tempio della Sibilla, dove
qui sono stato informato, queste sono le vere mura proprio di Tivoli, il tempio della Sibilla si chiama. Guardate che spettacolo, sarà alto 400 metri con i tempi romani antichi. Qui, qua ragazzi, c'è proprio la storia romana del tempio della Sibilla. Ragazzi, ve la faccio vedere tutto. Guardate che bello, mura romane, guardate che spettacolo. Le colonne proprio in marmo di Tivoli. Guardate che Allora, spettacolo, dici, ragazzi. Parlaci bello. del Tempio della Sibilla. Intanto facciamo un selfie con il tempio della Sibilla, ma ci sta tutto. Mi casca il telefono. Vieni. Che spettacolo, ragazzi. Guarda, sono anche le montagne, non mi affaccio molto perché è molto profondo. Ah, sì. Monte della Croce l'hai preso? Sì, Monte della Croce che sta sopra, eccolo qua, che non si vede tanto bene. Veramente un posto veramente molto, molto romano. Questo è il Tempio della Bonifica da Sibilla. 5,60, poi ho due tipi di 100% vede, tutte e due 5,90 a sacco. Questo è il Tempio della Sibilla, ragazzi, guardate che spettacolo. Che c'è stato qua dentro? Pipistrelli. Che spettacolo. Però dobbiamo fare questo percorso qua. Sarà dura, ragazzi. A dopo. Entriamo dentro la grotta, diciamo che non è proprio questa qua, la grotta di Nettuno. Comunque, guardate che bello. Questa è molto più grande di quella lì che ho visto prima. Muro antico. No, le trovo che comunque fanno una scarcinata, poi qui siamo fine canale, poi dobbiamo andare a Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Qui, quello lì è dove sono entrato prima. Cosa ci facevano là? Qui al bagno, vivi. Ci Ah. sono ancora gli escrementi. No, scherzo, non è vero. Ah, che vista Vabbè, qua. però non oso andarci. Volevo entrare lassù, però. Per sicurezza è meglio. Bello, bella vista, bella finestra. Che Scusi, che hanno creato proprio una vista panoramica. spettacolo. Bello. Ragazzi, che dire, mamma mia, sono in un posto veramente, Sei emozionato? veramente be bellissimo. Stiamo salendo le scale. Ragazzi, è veramente un posto veramente bellissimo. Siamo alla grotta di Nettuno, sto andando alla grotta di Nettuno, sto salendo le scale per andare a vedere la grotta di Nettuno. Funicolo del Miollis. Ecco. La grotta di No, è Nettuno. quella che ho tenuto qua, è il Ah. Cunicolo del Miollis si chiama. Cunicolo del Miollis, inoltriamoci dentro al Cunicolo del Miollis, molto bello. Guardate che questo sarà lungo 600 metri e passa, molto. Questo è un altro tempio romano antico, molto bello, che adesso andrò avanti. È molto lungo da farvi vedere, ma andrò avanti solamente un pezzo perché in fondo poi c'è una scala molto pericolante, quindi non so se si può andare. Guardate qua, sotto ci sono le cascate. Mi inoltro, sto andando giù.
Siamo nella zona di Tivoli, dentro la grotta di Miollu. Ah, pensavo più pericolante, invece va bene, non le salgo queste scale. Allora, Tempio di Vesta, che si va giù, però torno indietro perché voglio andare a visitare la grotta di Nettuno. Quindi ragazzi, a dopo. Siamo in una grotta che dove c'è l'acqua che arriva molto forte e non so se riesco a spegnere il video. Guardate che spettacolo! L'acqua proprio si sente il rumore dell'acqua sotto e per spiegare dove sono è difficilissimo. Che bella fontana, guardate qua, oh. L'acqua bella fresca, che spettacolo, la fontana romana. Eccoci qua ragazzi, siamo in un'altezza di 500-1000 metri, sto scendendo adesso le scale, le cascate delle Marmore, ragazzi, spettacolo, sono a Tivoli. Mamma mia, guardate che bei posti dove è lì. Questa è una scala lunga 600 metri, ragazzi, per risalire una bella fatica. Ora dovrò scendere queste scale, dovrò fare molta attenzione, vi faccio il video così. Sto scendendo le scale, ragazzi. Scendo le scale e andiamo piano senza fare molta attenzione che si può cadere, ragazzi, attenzione che si può cadere. Facciamo molta attenzione. Guardate che spettacolo, mamma mia, bellissimo, sarà 600 metri di altezza. Qui c'è la grotta, Tempio Cesarino, Romano. Che spettacolo! Scendo ancora le scale. Molto pericoloso qua, eh. Guardate che grotta! Villa Gregoriana, guardate che grotta, bellissima! Stupendo proprio! Meraviglioso! Questo è Raul, il mio guidante. Questo è Raul, il mio guidante. Guardate che spettacolo, ragazzi! Spettacolo! Spettacolo! Saranno sì e no sui 40, no, diciamo 4000 metri. Quindi per andare giù si dovrebbe salire da lì, cioè no, cioè si va giù e si risale da lì. Queste sono le cascate, sempre delle Marmore. Il tempio romano, mi sono scordato di fare un video, scusate, qui c'è piove. Attenzione, qui bisogna camminare, bisogna stare un po'. Vi faccio vedere di corsa il tempio romano, ragazzi, guardate che bello, che spettacolo. Qui c'è la pozza, bisogna stare attenti a dove si cammina, si può cadere, ma bisogna stare molto attenti, ragazzi. Che spettacolo. Bellissimo, questo andrà a finire su YouTube, questo video. Saliamo le scale, eccolo qua, Tempio Romano, guardate che spettacolo, dove ci mangiavano,
Molto bello, ragazzi, molto bello. E adesso siamo usciti. Allora, ragazzi, che spettacolo! Cosa ci dici, Raul, di questa meraviglia? Guarda qui, le seconde cascate più alte d'Italia, dopo le cascate marmore della mia Terni, mia Tivoli e mia Terni. Che spettacolo, la seconda cascata è bellissimo proprio, ragazzi, favoloso, favoloso sto posto, raga, che spettacolo. Ti piace? Bello, bello. Veduta superiore della cascata. Vediamo prima da qua. Ah, da qua si vede, vieni. Poi scendiamo. Che Sai un spettacolo, mamma mia. cammino che veniamo qua? Sono venuto con mia zia da piccolina. Ecco la Sibilla, qua si vede bene La Sibilla. la Sibilla. La Sibilla, ragazzi, che spettacolo. Belle ste scorcio delle scalette. Antica.